Ciao a tutti qui dall'Accademia del Fantacalcio e in questo video ti spiegherò con vari passi molto semplici come creare il tuo regolamento per il fantacalcio, quindi il regolamento della tua lega di fantacalcio. In ogni lega di fantacalcio ci deve essere un bellissimo e preciso regolamento. Perché questo? Per evitare di poi confusione, caos, litigi, perché quando non ci sono delle regole specifiche, precise, purtroppo le persone vanno in paranoia, non sanno cosa fare e in realtà non sai neanche te cosa fare, quindi dovete creare un regolamento, cioè delle regole specifiche per la propria lega, è importante. È come se, faccio un esempio, è come se, che ne so, potessi guidare la macchina senza studiare il codice della strada. Facciamo un esempio che non ci sia il codice della strada, non c'erano delle regole per la strada, ognuno faceva quello che voleva, anzi la gente non sapeva cosa fare, anche se c'era il semaforo andava sul verde dritto lo stesso e sul rosso lo stesso, quindi andavano a scontrarsi. E questo vogliamo evitarlo, perché più sei preciso, più diciamo il presidente di lega ha tutto in chiaro, tutti i giocatori hanno ben in chiaro cosa fare e cosa non fare, ecco cos'è importante. Diciamo che tutto va liscio e vi divertite di più. Il primo passo per creare il tuo regolamento è anche quello semplicissimo, semplicemente dare lo scopo della lega, cioè per quale motivo scrivere, quindi nel primo capitolo, diciamo nel primo paragrafo del tuo regolamento, perché giocate quella fantalega, cioè quella lega specifica, cioè il motivo per cui ci si gioca. Non è una cosa scontata, perché se tu dici per divertirci, per crescere le conoscenze del calcio, ci possono essere tanti diciamo obiettivi, quindi meglio mettere in chiaro anche queste cose qua. E poi allo stesso tempo, dando lo scopo della lega, crei anche le regole di comportamento, cioè come uno si deve comportare, dove uno si deve comunicare, su WhatsApp, sulla lega, cioè se una delle richieste, a chi chiedere, insomma bisogna specificare subito, fin da subito, come ci si deve comportare, il linguaggio che uno deve avere verso gli altri, perché se siamo tra amici molto intimi, diciamo vicini, beh lì diciamo che c'è più libertà, ci conosciamo molto bene, quindi diciamo che ci può stare anche lo sfottò, oppure ci può stare anche un linguaggio un po' diciamo più anche informale, più sbarazzino e così via. Ma se hai anche dei partecipanti che non conosci, oppure che conosci poco, è chiaro che il tuo linguaggio, il tuo modo di comportarsi può creare un po' di disagio verso queste persone, oppure al contrario, quelle persone ti possono mettere non proprio al tuo agio durante la stagione, quindi è importante questo. Secondo capitolo del nostro regolamento, come creare la propria squadra, quindi dovrai scrivere subito come puoi partecipare, la quota che devi versare, come puoi chiamare diciamo la tua squadra e diciamo le date di iscrizione diciamo del tuo fantacalcio. Prima lo fai meglio è, così tutti sanno che devono creare le squadre, devono dare diciamo anche, perché no, metti anche, fate in modo che ci sia anche diciamo un logo, una bandiera della squadra, che è anche più divertente. Quindi mi raccomando, decidete subito diciamo le quote, quanto uno deve versare, entro quanto, e anche fondamentale, scrivi subito i premi. Cosa significa? Quello che tutti i fantallenatori a fine della stagione potranno vincere. Se arrivi primo, secondo, terzo, quarto, se c'è la coppa, se c'è la coppa tra le leghe, insomma, poi vedrete voi. Però è importante fissare anche subito i premi, quindi le quote, cerca di prendere subito le quote, così non sei a posto, siete a posto, e poi dirai, vincerai così, se arriverai a quel primo, secondo, è quello che è. Terzo capitolo del nostro regolamento, definisci il calendario e come funzioneranno le coppe, se le fate. Cosa significa questo? Cioè il calendario, vabbè, è anche semplice da creare, perché in base alla competizione di riferimento, che può essere la Serie A, la Premier League, la Liga, cioè sarete a scegliere la Bundesliga, cioè sceglierete diciamo il campionato di riferimento, in base a quello creerai il calendario, che di solito va di pari passo, anzi deve andare di pari passo con il campionato reale stesso, quindi quello su quello lì è tranquillo. Però appena esce il calendario ufficiale di questa competizione, crea subito il tuo calendario, insomma, personalizzato e così via. E poi anche le modalità
delle competizioni. Metto bene in chiaro che ci sarà il campionato, quindi la Lega è normale, regolare come sempre, quindi si vince chi fa più punti alla fine delle 38 giornate, se parliamo di Serie A. Puoi creare anche, diciamo, la Coppa, direi, ci sarà anche la Coppa di Lega, quindi diciamo i primi quattro andranno in semifinale, dopo due gironi e poi così via, chi vincerà, vincerà con Supreme, eccetera, eccetera. Poi vi consiglio anche di fare una, diciamo, una coppa, se riuscite, se avete una lega di amici vicina o ne avete più di una di lega, di creare una coppa tra le leghe, cioè uno scontro tra le migliori, diciamo, migliori, le prime tre di ogni lega si scontrano per vincere una coppa ulteriore, quindi si può anche organizzare in questo modo qua, con delle vincite delle quote specifiche, poi sarete voi, diciamo, a gestire queste situazioni qua. Poi il passo successivo è scrivere semplicemente il calendario delle aste. Cioè, cosa significa? Significa che deciderai, in base al calendario che hai creato della Lega, quando fare l'assegnazione dei giocatori, quindi quando fare appunto le aste, l'asta iniziale di mercato e poi l'asta di riparazione a metà campionato. Quindi questa cosa è molto semplice, scriverai semplicemente che prima della prima giornata, facciamo un esempio del 26 agosto, adesso non mi ricordo neanche quando sarà, però non sono uscito ancora i calendari, però vi do degli esempi, farai un'asta che durerà fino al 25 di agosto, così via. Quindi diciamo che devi soltanto decidere le date specifiche dove andrai a fare l'asta di mercato e l'assegnazione appunto dei calciatori. Il prossimo capitolo di questo bellissimo regolamento va dedicato a creare l'organigramma della Lega. Cosa significa l'organigramma della Lega? Significa che ogni fantallenatore può avere un ruolo specifico all'interno della Lega stessa. L'esempio classico è quello del presidente di Lega, quindi ci sarà un responsabile, diciamo un presidente, che cura a 360 gradi la Lega stessa. Ci può essere il vicepresidente, quindi se non c'è il presidente ci sarà lui. Ci può essere per esempio quello che fa il contabile della Lega, quello che gestisce i soldi, che comunque fa i conteggi, che riceve le quote. Ci può essere la persona che, diciamo, dà dei consigli, o meglio, in caso di necessità, tipo fa delle ricerche specifiche, se è molto competente sul calcio. Uno che può creare, diciamo, le liste dei giocatori, che può stampare le cose, insomma, ci possono essere mille ruoli specifici per ognuno, quindi è importante assegnare subito dal regolamento chi risponderà a questa esigenza. Se uno ha bisogno di informazione sul regolamento, non lo so, chiamerà la persona dedicata, che può essere il presidente, ma può essere il vice, può essere una persona apposta che ha creato il regolamento. Quindi è importante creare subito l'organigramma della tua lega. Il sesto capitolo invece del nostro regolamento va verso la fonte di gioco. Cosa significa? Deve specificare in questo capitolo da dove prenderemo le statistiche, i dati, i voti, i risultati. Perché questo? Perché se non dai questa regola specifica, siamo in balia del destino, delle scelte del momento, del casino totale. Perché se tu dici subito, guarda che tutti i voti dei giocatori saranno presi da, faccio un esempio, fantacalcio.it, oppure dalla Gazzetta dello Sport, o da un'applicazione che può essere FantaPass o FantaMaster e così via, sai già che tutta appunto le informazioni saranno prese da quel posto. Quindi nessuno può dire, ah no, ma però l'altro mi ha dato un voto diverso, perché gli altri giornali fanno così, perché scegliamo questo, perché quest'altro. Invece no, tutti sanno che i voti saranno presi da questo posto specifico e quindi non ci sarà casino, non ci sarà nessuno che inizierà a bestemmiare o a rompere i coglioni, perché sa che i voti e le informazioni vengono da quel sito, da quel portale specifico. In quest'ultimo capitolo, ecco, siamo arrivati già alla fine, quindi vedi che fare il regolamento non è così difficile. In quest'ultimo capitolo devi limare, diciamo che devi dare le ultime informazioni un po' più prontate su alcune variabili del fantacalcio che conosciamo, come per esempio entro quanto, è importante però, schierare la propria formazione. No, se la partita inizia alle 18 del giovedì, che adesso le partite, cavolo, iniziano sempre il giovedì, chissà perché ci vogliono tenere incollati in TV dal giovedì fino a lunedì, vabbè, questo è uno sfogo, così un piccolo sfogo, secondo me deve essere concentrato in 2-3 giorni, vabbè. Se inizia alle 18, come dicevo prima, devi mettere su nel nostro regolamento che
deve schierare la formazione, un fantallenatore può schierare la formazione entro mezz'ora prima delle 18, quindi alle 17.30 massimo, oppure un'ora prima, c'è chi lo fa 5 ore prima, io consiglio sempre di fare un'ora prima, così è più giusto per tutti, insomma, anche perché molte volte cambiano la formazione proprio lì, a poco tempo, no? Pochi minuti prima della partita, quindi avere almeno un'ora di tempo non è male. Poi la seconda cosa è il calcolo del punteggio. Cos'è il calcolo del punteggio? Sono le varie soglie che conosciamo, no? Molto bene. Faccio questo esempio, no? Appunto dei 66 punti per un gol, oppure 72 per due gol e così via. Quindi puoi scegliere in base alle vostre esigenze, alle tue esigenze, le soglie che ogni squadra deve avere per sommare, per fare un gol e così via. E poi anche le sostituzioni o senza voto e così via, quindi puoi gestire anche questo, cioè come vengono gestite le sostituzioni dei calciatori durante la giornata, il senza voto, come devo fare, devo assegnare un 6 d'ufficio, devo dare 0 a questi senza voto, come devo gestire, lo scegli in base appunto alle tue esigenze e a quello che vi sembrate più giusto, ecco, per la vostra lega. Non c'è una regola generale, diciamo, specifica, deve essere sempre quella lì, quindi puoi scegliere bene quello che vuoi fare. Per chiudere però ti posso dire questo, che è vero che sai adesso come fare il regolamento, lo puoi fare in autonomia, però c'è la possibilità anche di prendere dei regolamenti già pronti. In molti casi, se tu, diciamo, partecipi a una lega su una piattaforma specifica, ci sarà un regolamento fatto ad hoc dal portale, dalla piattaforma appunto dove hai scelto di giocare a fantacalcio. Poi in molti casi c'è la possibilità anche di fare dei piccoli cambiamenti al regolamento, ok? Quindi c'è un regolamento specifico già creato, però poi, diciamo, in base a quel regolamento fare delle piccole modifiche, cambiare alcune variabili, insomma, in base alle vostre esigenze. Quindi in realtà, se ti senti proprio in difficoltà a creare da capo, come abbiamo visto prima, ma secondo me è anche facile da fare, non è niente di che, a creare appunto il proprio regolamento, esistono già dei regolamenti già pronti, ok? Che puoi scegliere o che puoi appunto partecipare in determinate app oppure piattaforme online. E con questo vi saluto e ti saluto, mi raccomando, metteci un like qui sotto, seguiteci, mi raccomando, che ci saranno un sacco di informazioni in più sul fantacalcio in generale e anche sull'asta di fantacalcio. E mi raccomando, commentate qui sotto quello che vi sembrano le impressioni di questo video, se ci sono altre idee, altre cose che dovete chiedere, insomma, a riguardo, ok? Mi raccomando, fai il bravo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!